Che cos'è la gioia? Pensate a un albero, dalle radici alla chioma. Pensate di dividere quest'albero in sei semplici parti. La gioia è solo l'ultima di queste parti, quella che le contiene tutte. La gioia è l'albero, è l'unità dei suoi rami con le sue radici. Soddisfazione. Allegria, contentezza, felicità, gioia. Questi sono i sei gradi della felicità. Andiamo a guardare quest'albero e dalla A alla E diamo il nome di un personaggio a ciascuna parte. A, Amerigo sull'albero della gioia, le radici della soddisfazione, satisfazione. Che Amerigo sia soddisfatto è un fatto che basta, ma non avanza. Non avanza niente al fatto di aver soddisfatto se stesso in una o due parti di lui che non sono il tutto, ovviamente. Perché se fossero il tutto, se Amerigo fosse soddisfatto in tutte le parti di sé, e non solo la fame, la sete, la vanità di scrittore, potrebbe anche concludere di essere saturo e sazio. Pieno di sé fino alla nausea e pronto a rovesciare il contenuto di tanta zavorra nell'infinito catino della morte. Per fortuna lui posa una mano sulla pancia piena, dopo aver mandato giù l'ultimo boccone di formaggio, quello che sa di vacca, e l'altra sul dattilo scritto che ha appena finito di correggere. Solo di questo è soddisfatto, è un fatto, ed è abbastanza. Cosa gli importa dell'allegria? Della contentezza, della felicità e della gioia. B come Benito, Benito sull'albero della gioia, la corteccia dell'allegria, Alacritas. Benito è allegro, non è solo dentro se stesso, ma dentro l'altro che è fuori di sé. Benito è altro da sé e da quell'altro va e ritorna, ovviamente dentro se stesso. Si sente leggero, mobile, fluttuante, perché oscilla fra ciò che è e sa di essere e l'altro che probabilmente non è e non sa di essere. E anche se lo sapesse, che importa? Lui è fuori di sé, aleggia in quanto alacre, lui è ego e allos, frizzante come il mosto che ha appena bevuto. Il suo problema è quando scende dal suo volo, planando sulla terra del suo sé, o quando rimane librato in aria per troppo tempo. E non riesce più ad atterrare. Ma ancora più grande è il problema quando comincia a prendere coscienza della sua allegria, di questo suo essere al tempo stesso se stesso e altro da sé, sempre fuori di casa, da ogni riparato rifugio, fuori da ogni porto di mare. E allora si accorge di non essere ancora contento, di non essere felice, di non essere nella gioia. C come Camillo. Camillo sull'albero della gioia, il tronco della contentezza, qui contentus est. Se Camillo è contento è perché ha capito che le braccia che lo contengono e tra le quali si sente contenuto non sono solo le sue, sono le braccia di suo figlio, sono le braccia della sua donna e quelle del mondo, ma anche la vasca da bagno nella quale si cala e chiude gli occhi ha dei limiti e delle colonne d'Ercole che lo fanno stare bene. Camillo ha scoperto l'autolesionismo dell'incontinenza e da allora ogni spazio di cortile o di affetto gli bastano, se lo fa bastare. Perché l'angoscia per lui è andare oltre le balaustre della conoscenza e degli affetti e avere la sensazione agorafobica di fluttuare in un universo magmatico che non lo contenga, che gli lasci troppi margini di spazio, che lo abbandoni al suo eterno rischio di incontinenza. Anche se pur così fasciato e protetto come un bebè, si insinua nella sua mente la certezza di non essere ancora felice e ancor più di non essere nella gioia. Di come Davide, Davide sull'albero della gioia, la chioma della felicità, felicitas.
La felicità di Davide risale al giorno in cui aveva visto le prime foglioline di fagiolo sboccare dalla terra del vasetto di yogurt, innaffiato da giorni. Ma ancora prima, forse, quando, lasciando cadere una pallina elastica sul pavimento, l'aveva vista rimbalzare sul soffitto e contro le pareti più e più volte, con una energia pirotecnica che sembrava ricaricarsi magicamente. E ogni volta che il seme di una parola, di una carezza, di un sorriso, lasciano germogliare alberi grandi come cattedrali di opere, di amori e di relazioni umane, Davide riassapora il senso di generare qualcosa di più grande di lui. In sé egli avverte la fecondità dell'incipit, del fiat, che dà fiato alle cose, le fa scorrere, crescere, moltiplicarsi. Sente il proprio corpo come un campo fertile che ha bisogno di un solo gesto, semplice e implacabile. Quello del seminare. Poi è l'universo stesso a fare il suo corso, col vento, la pioggia, il sole e la carezza delle stelle. E il grano cresce e diventa pane. L'opera d'arte, l'amore, il figlio, anche se non di solo pane, vive Davide. E lo sa, la gioia è altro dalla felicità. È dietro la porta, ma non è ancora qui. È come Emilio. Emilio sull'albero della gioia, i rami radici della gioia, Gaudium. Emilio è nella gioia, non sa perché, e se lo sapesse non lo sarebbe più. Emilio sa di essere nella gioia e non sa perché. Ciò che soltanto sa è di essere dentro, anzi di essere congiunto. C'è una mano che stringe la sua, delle braccia che abbracciano le sue. I rami dell'albero si protendono e domandano al cielo. Il cielo risponde e si protende. Il cielo domanda, i rami rispondono. Le radici della gioia sono capovolte e affondano nella terra del cielo. Emilio ha le braccia nella terra e i piedi nel cielo, ma cielo e terra ruotano. Il corpo è una clessidra, senza più alto né basso. Il giogo è legato da una parte e dall'altra, e per questo è libero, è un libero giogo, è un libero gioco. Emilio è nella gioia, dove gode di esistere, senza sapere perché, immerso nella vita e nella morte, liberato e librato nell'oscurità della terra e radicato nella luce delle nuvole. Le radici pendono libere nel vuoto. La pienezza collassa nell'humus radioso della libertà. Dalla gioia, come dall'amore, non si può che precipitare.